Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Anche oggi andiamo a vedere come utilizzo io Moisys per studiare, una risorsa utilissima. Allora, qui ho la partitura di quello che hai sentito, che è la canzone bella dei Red Hot Chili Pepper, un bellissimo riff in 7/4 di Flea. Lui a ogni giro va a cambiare la risoluzione, cioè quando finisce mette sempre un abbellimento diverso. Ce ne sono all'inizio, sulla strofa introduzione, almeno 8-10 diversi. Quindi io voglio studiarne uno per volta. Vado a mettermi a loop la prima parte, quindi tutta la strofa, e vado a togliere il basso e la voce che non mi interessa. Il basso posso ascoltarmelo da solo per imparare il pezzo, ma se ho la partitura poi la vado a suonare. Possiamo rallentare un pochettino se lo vogliamo suonare un po' più rilassati. L'originale 85, mettiamolo 80. Poi andiamo a vedere il primo. Il giro fa così. Poi negli ultimi 2/4 va a mettere abbellimento. Il primo abbellimento che vedo è un doppio re. E riparte. Quindi io voglio studiare quello, voglio interiorizzarlo, quindi mi serve una batteria che continui a girare. Magari il primo giro sbaglio, il secondo lo becco un po' meglio. Devo memorizzarlo e quindi mi serve che ripeta tante volte. Quindi facciamo partire. Uno. E faccio sempre quello. L'ho interiorizzato? Ok, andiamo a studiarci il secondo. Il secondo va a fare un do re do si per ripartire. Quindi mi vado a rimettere il loop e faccio solo quello. Ok, va bene anche questo? Perfetto. Allora mettiamo il primo e il secondo e ripartiamo. Eccetera, eccetera, vado avanti. Ad esempio, quello che hai sentito nell'introduzione, uno era questo qua che mi piace molto. Me lo studio, parto lento, poi lo porto su di velocità. L'importante però è avere questa, secondo me, ripetizione, cioè io ho la batteria che continua ad andare avanti e di giro in giro vado a meccanizzare, a memorizzare un movimento e poi lo allargo mettendo anche altri pezzi. Allora, ad esempio, prendiamo questo, te lo faccio sentire, anzi, mettiamolo anche qua un po' più lento, così è più bello. E magari puoi tirarlo giù anche tu, suonarlo con me. Cosa va a fare qua? Sol, fa, re, una terzina di sedicesimi. Poi Do e Si bemolle, tutte le note vengono molto staccate. Comunque, a parte questo, non è per vedere il pezzo in sé, ma quello che può rappresentare, per lo studio, quindi portarlo avanti anche su altre canzoni e a pezzettini, piano piano. Spero che ti sia utile questa cosa e magari ti sia spunto anche per poter studiare. Io ti ringrazio per aver visto il video fino alla fine e ci vediamo alla prossima. Ciao, a presto.
Thank you.